Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans dopo tantissimo tempo nel mio secondo villaggio. Ed eccoci qua, cari amici. È passato veramente tantissimo dall'ultimo episodio, circa 2 settimane, se non erro. La situazione è cambiata drasticamente. Ci eravamo lasciati con un BH3 Max, siamo tornati con un BH4 messo abbastanza bene. Ho cambiato pure la disposizione per questo super episodio, la testeremo insieme. Ma se avete delle disposizioni migliori, consigliatemele su Instagram, magari taggatemi così lo vedo dire. Speriamo che questa funzioni comunque, perché in questo episodio faremo un totale di 4 attacchi, perché sì, dopo questo bonus ne abbiamo un altro da 3 da fare completamente. Cercheremo di fare le risorse necessarie per mettere avanti il laboratorio e spero di fare gli arcieri a livello 8, così da maxarli per il BH4. Ed infine con il costruttore lo impegneremo per la costruzione delle bombe contraeree, ovvero l'ultimo edificio disponibile. Per il resto, fatto tutto, vi faccio vedere al volo sia su esercito che su risorse. Per quanto riguarda i livelli del villaggio, sono messo abbastanza bene. Ad esempio, torre dell'orologio livello 4, torre degli arcieri livello 3, queste le devo livellare. Abbiamo un doppio cannone a livello 4, i cannoni a livello 4. Quello che rimane, ragazzi, importantissima, è la caserma da portare assolutamente a livello 6. Probabilmente la farò offline e nel prossimo episodio attaccheremo con i baby draghi. Mi sembrano veramente OP. Prima di iniziare vi spoilerò il contenuto del prossimo episodio, che sarà sicuramente mercoledì. Se andiamo nella bacheca eventi, guardate che super evento dobbiamo assolutamente fare insieme. Bolalun, fantastico, finalmente un evento multiplo, perché sì, dobbiamo utilizzare ben 3 unità differenti e fare 3 progressi per ognuna. Lo faremo mercoledì, ma è fondamentale il vostro supporto. Mi raccomando, 7000 like per il prossimo episodio di Clash of Clans. Grazie a tutti per il supporto. Detto questo, io direi di partire subito. Andiamo violentissimi a cercare il primo avversario. La torre dell'orologio la attiviamo una volta finito il primo. Siamo partiti e siamo contro un BH4. Un'ottima base con lo spaccatutto a livello 4. Lo dovrò fare pure io. Lo stavo studiando un po', amici, e credo che la strategia migliore sia proprio questa. Vediamo se ci ho azzeccato, non credo proprio. Vado con 2 arcieri qua sotto e via di giganti qui, che vanno nella parte giusta. Molto molto bene. Tutti i giganti lì a tankare. Cerchiamo di far fuori subito il doppio cannone. Dobbiamo entrare per prenderci il municipio. Abbiamo un sacco di arcieri, abbiamo ben 3 giganti al centro che tankeranno il mondo. Giù la difesa aerea, prendiamoci subito il municipio. No, la bomba gigante, che fortuna, non ha toccato gli arcieri. Grazie a Dio di Clash of Clans. Prendiamoci il BH e voglio assolutamente fare il 50%. Con 2 stelle la battaglia è sicuramente vinta. Dai che va giù pure il deposito, 50%. Partiamo in maniera dirompente. Giù lo spaccatutto, giù il deposito di Elisir, 60%, e ce ne andiamo. Sicuramente è vittoria. Sono sicuro al 100%, sulle mani tutti insieme. Riesco a cliccare, sì. Vittoria ragazzi, eccola qua. Perfetto, l'avversario ci ha fatto solamente un 50% con le truppe più o meno come le nostre. Attiviamo la torre dell'orologio e andiamoci a fare subito, immediatamente, il secondo attacco. Spero di fare 4 attacchi vinti su 4, sarà alquanto impossibile, perché lo sapete, i fail ne faccio costantemente. Eccolo qua, cari amici, lo sto studiando da qualche secondo. Questo ha una disposizione molto molto più strana rispetto alla precedente, ci devo lavorare un attimo. Secondo me, con una strategia del genere possiamo fargli del male fisico. Infatti partiamo subito qui distruggendo quel cannoncino scarsetto lì, mentre di qua con qualche arciere prendiamoci subito immediatamente il doppio cannone, è andato giù. Ottima strategia per ora. Con i barbari direi di fare tutta questa sezione qua sotto, che ci sono un sacco di edifici esterni. Con i barbari infuriati puliamo tutto velocemente, mentre di qua altri arcerozzi. Bombona gigante in alto non è un problema, 38%, dai che ce la facciamo, dai che riusciamo a fare molta più percentuale. Ho finito gli arcieri, non me ne ero nemmeno accorto. Prendiamoci pure la non mi ricordo il nome, la capanna strana. Siamo al 63% e secondo me possiamo anche sperare nel fail dell'avversario. Speriamo, vediamo se questa base ha retto. Dimmi di sì, un'altra vittoria. Ma quanto siamo pro. Ragazzuoli, mi è preso un attimo un colpo perché non ho preso il bottino. E solamente adesso mi sono accorto che il bonus si può fare tra 40 minuti. Ho calcolato male i tempi, quindi probabilmente gemmeremo queste gemme. Vi siete beccati un attacco extra. Dai, 11 gemme si può fare, abbiamo gemmato. Andiamo a fare subito gli attacchi perché siamo in boost. Ne troviamo un altro e questo, ragazzi, lo devastiamo malamente proprio. Dato che ci sono un sacco di edifici esterni, secondo me ce la possiamo cavare con tutti arcieri e qualche sgherretto. Tipo qua su mettiamo 2 arcieretti, mentre in basso mettiamo gli sgherri. Ok, siamo pronti per fare la nostra surgical di arcieri. 3 da quella parte, 3 qua sopra. Ha spawnato pure la Tesla, quindi altri arcieri per farla fuori velocemente. Altri arcieri qui, dai che dobbiamo far fuori subito il cannone. Occhio perché stiamo prendendo un sacco di botte. Giù la Tesla.
quella, caspita ragazzi, l'ho fatto veramente molto male. Siamo comunque al 55%, non siamo messi male, abbiamo comunque altri 4 sgherri. Il problema è che c'è la difesa aerea, ci devasta il mondo. Dai sgherro da lontanissimo, madonna ragazzi, questo è praticamente un tiro da 3, e però c'è la torre degli arcieri e la difesa aerea. Cerchiamo di strappare qualche percentuale in extremis, come posso metterli? Una cosa che dovrebbero aggiungere secondo me è quella di lasciare la vita degli edifici, perché così io non so a che punto sono né lo spaccatutto né il deposito di elisir in basso. Provo a buttarli sul deposito di elisir, spero vivamente che i petardi non arrivino. Andiamo con gli sgherretti, vai, tiri da 3 e il deposito, caspita ragazzi, è un bel problema. Sprecati tutti e due gli sgherri, non è giusto. Comunque un 60%, speriamo sempre nel fail dell'avversario. Un'altra vittoria ragazzi, per ora episodio perfetto. Molto bene, solamente un 37% con gli arcieri addirittura a livello 8. Andiamo a fare subito un'altra battaglia, stiamo andando velocissimi. Non ci sono strutture esterne, quindi secondo me possiamo andare tranquillamente con la strategia giganti e arcieri. Spero di fare al più presto sia i giganti a livello 8 che gli arcieri a livello 8. Partiamo ragazzi, qui in basso dobbiamo prenderci assolutamente il municipio. Poppa subito una Tesla, vai con gli arcieri ci devono fare la differenza. Ne abbiamo altri 6, aspettiamo, magari non mettiamoli tutti, sfruttiamo la loro invisibilità. Abbiamo ancora un sacco di giganti, via con gli arcieri. Ora sul doppio cannone dobbiamo prenderci assolutamente le 2 stelle, municipio e 50%. Una marea di arcieri al centro, prendiamo subito il municipio, 31%, i giganti sono andati tutti giù, 35, non sarà solamente facile perché c'è il castello che dà problemi, 40% ragazzi, non le 2 stelle, molto probabilmente deve andare giù la torre degli arcieri. Se va giù la torre degli arcieri ce la facciamo? Non ce la facciamo. 48, ma dai, ma che sfiga, pazzesco ragazzi, veramente pazzesco. Bastava semplicemente risparmiare un arciere per il la miniera di gemme, comunque abbiamo vinto. Solo vittoria per il momento, manca una sola battaglia, spero di concludere in bellezza. È aumentato pure il bonus, andiamo a cercare il prossimo avversario, fatti sotto. Ed eccolo qua, questo è tostissimo. Surgical, arcieri e sgherri. Direi di mandarne tipo 2 qui, 2, 2, 2 qua sotto, 2 qui, 1 sulla miniera di gemme. E quella parte sicuramente è fatta, 1 qua sopra magari. Cerchiamo di far fuori pure qualche cannone, ce la facciamo ragazzi? Non lo so, non lo so, ho sprecato forse anche troppi arcieri. Distruggiamo ovviamente la contraerea, un cannone non va giù, ho sprecato troppi arcieri. Ragazzi, siamo partiti in maniera pessima, veramente. Questo è un attacco da dimenticare assolutamente. Guardate che pietà, ma non è possibile, neanche la contraerea. La contraerea però deve andare giù assolutamente, altrimenti non ce la faccio. Mettiamo uno sgherro così tattico, dai che va giù. Non ho sfruttato nemmeno il tiro da 3. 31%, solamente un miracolo ci può salvare. Ok, distruggiamo quella parte in alto e non viene colpito, ottimo, quella è una zona morta. Magari ne mandiamo anche un altro di qua, probabilmente non verrà colpito, spero sempre. Sì, quella è appunto una zona morta, mentre qua sotto è un disastro. Siamo al 40%, abbiamo 3 sgherri che possiamo utilizzare per fare danno di massa. Ci sto pensando, sta scorrendo il tempo, l'ansia mi sale sempre di più, non mi ricordo la vita del cannone. Provo a rischiare un arciere ragazzi, ci provo. La vita del cannone è molto bassa, ottimo, l'arciere qui fantastico, 44%. Se riesco a fare della percentuale sulla torre dell'orologio e magari sulla caserma, siamo a cavallo. 2 sgherri così, quanta vita, ti prego, sotto la metà? No ragazzi, un problema, no, malissimo. Veramente molto male, non andrà giù nemmeno. Non va giù perché c'è anche un arciere, 44%. E qui dobbiamo solamente sperare nel fail dell'avversario. Spero di concludere in bellezza questo episodio, ti prego la notifica della vittoria. Dimmi di sì, non ci credo. Tutto da rifare, ultimo attacco. Questa volta però ce la metto tutta. Anche questo è molto difficile, penso di farlo ugualmente con la Surgical. 3 arcieri, no, messi 4, mannaggia a me. Sto per tiltare, non voglio assolutamente giocare male. Distruggiamo il castello, giù gli arcieri. Sì, quella parte dovrebbe essere fatta, anche la mina. Ci mancava la mina, ovviamente. La torre degli arcieri non andrà giù mai. Spero di sì, da che va giù, da che va giù. È andata giù invece, è andata giù, ottimo. Distruggiamo il laboratorio, quella sicuramente è una parte morta. 2 arcieri qua sopra, prendiamoci la contraerea. Un arciere sulla miniera è una parte morta pure quella. Prendiamoci la torre degli arcieri. Secondo me una stella è fatta sicuramente. E possiamo puntare a più percentuale, dai. Non è vero, ma non è vero, ma dai, 53 sulla... No, 57. 57, la miniera riesce ad andare giù, non va giù. Chiudiamo al 57, anche in questo caso dobbiamo sperare nel fail del nostro avversario. Sì che fail, ce l'abbiamo fatta, concluso il bonus. È andata piuttosto bene, 390.000 di elisir, 360.000 monete. Andiamo a fare immediatamente gli arcieri a livello 8, migliora l'abilità manto, eccoli qua andati. E concludiamo l'episodio piazzando l'ultimo edificio, l'ultima
bellissima trappola, possiamo chiamarla, perché è la bomba, le bombe contraeree 300.000, le mettiamo momentaneamente qua sotto, tac, consumate tutte le risorse. Ragazzuoli, spero che questi attacchi vi siano piaciuti, la situazione del mio villaggio migliora costantemente, la base sembra aver retto abbastanza bene, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate un like e un commento, ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente domani, Clash Royale, un episodio molto speciale, un saluto da Grax, al prossimo video, ciao ragazzi!